Ciao a tutti ed eccomi nella seconda parte di questo video del serbatoio delle acque nere. Allora, io ho pulito tutto innanzitutto, ma non l'ho smontato per questo. Ho con l'occasione montato un galleggiante ad asta. Ho montato un galleggiante cilindrico per avere diciamo l'indicazione di quanta acqua c'è dentro, e ho fatto le modifiche importanti che dovevo fare, ovvero di sostituire i raccordi. Questo è il raccordo di ingresso, questo è il raccordo di sfiato, questo è il raccordo per i macchinari che esistono in porto per tirarsi il tutto. Questo è il bocchettone dov'è che noi andiamo a mettere quel po' d'acqua all'interno, o per risciacquare o per comunque avere quel po' d'acqua per poi far arrivare appunto le acque nere. Ho utilizzato un silicone acetico, come vedete, perché durante questa stagione, usando molto in rada questo serbatoio appunto delle acque nere, mi accorgevo che ogni volta che azionavo il water si sprigionava un po' di cattivo odore. Facendo un'indagine ho visto che c'era questo raccordo che sfiatava leggermente. Ho spruzzato uno spray che faceva le bolle e qui ho visto che c'era un leggero sfiato, ecco. Quindi ho deciso di smontarlo e siliconare tutto e pulire tutto. E oltre a quello ho trovato questi due raccordi molto deteriorati e l'ho cambiati, tra cui lo spiato era veramente molto otturato e quindi possibilmente era questo che faceva creare la pressione su questo raccordo. Però a questo punto ho siliconato veramente tutto e ho avuto l'occasione per montare appunto il galleggiante con l'indicazione. Come indicatore del serbatoio delle acque nere ho preso questo strumento della Osculati, che costa poco però fa il suo lavoro ed è anche carino da guardare. Tra l'altro c'è proprio l'indicazione del serbatoio delle acque nere, se no ero costretto a mettere uno con l'indicazione di un serbatoio normale, no? La cosa bella è che c'è, diciamo, la spina direttamente per far sì che diciamo quando uno lo deve smontare un attimo è facile, perché comunque stacchiamo la spina e non dobbiamo staccare tutti i connettori e poi non sappiamo più dove andarli a mettere. Si può illuminare sia di rosso sia di giallo, così da appattarsi praticamente agli altri strumenti. In questo caso io ho deciso di metterlo in plancia, perché così, diciamo, anche in estate riesco a vedere anche in navigazione quanto ne devo svuotare, e mi trovo magari oltre i 5 miglia e lo posso svuotare, perché ricordatevi che si fa oltre i 3 miglia svuotarlo in mare, ok? Bene, rimontato il serbatoio, andiamo a stringere, andiamo a mettere i raccordi e il tutto. Bene, messi i primi due. Il primo è stata dura, ma l'ho dovuto riscaldare tutto bello all'interno e farla ammorbidire perché era durissimo. Ho messo lo Svitol, il grasso spray. A entrambi questi sono una giocata. Bene, continuiamo nel bagno e sto passando il filo del segnale che devo portare in plancia. Quindi mi sono intanto passato questo grigio piccolino, però ho visto che è corto e quindi sto mettendo la matassa con il marrone. Ovviamente ho inserito la sonda e l'ho fatta cadere in caduta giù,
e me la sono andata a prendere da questo lato scendendo, ok, col mezzo marinaio. Adesso tirando ritroverò il marrone che andrò a inserire nella fessura che abbiamo, che c'è qui, per far derivare tutti i cavi che vanno a finire all'aspiratore della doccia. E infilando la sonda, come vedete, sta qui nel primo corrugato dove ci sono tutti il rosso e il nero, vedete, andiamo a finire qui, ok. Finito questo passaggio, ok, entriamo da questo da sopra. Entrando prepotentemente di qui, poi ci ritroviamo, apriamo giù e eccola, e già ce la ritroviamo qua. Mizzica, già era uscita da tempo, e di qui arriviamo tranquillamente qua. Io lo farò qua accanto perché qua poi devo mettere un'altra cosa, e già questo è grosso, è il foro del Clarion. Bene, poco prima dell'ingresso aggiungo un altro piccolo filo grigio, perché poi dovrò passare il cavo che porterà il telecomando dello stereo che metterò qua sopra, quello tondo, e il telecomando che porterà il filo che porterà il telecomando fuori, e quindi già ho un filo passato, manco per poi ripassare di nuovo la sonda. Ragazzi, qua sotto dove ho attaccato il marrone è esattamente il bianco della spia, quindi siccome la spia l'abbiamo tolta, togliamo questo positivo che proviene dal galleggiante, lo interrompiamo, l'ho tagliato e gli ho messo il rubacorrente. Ok, semplicissimo. Il rosso che proviene insieme a quel cavetto unico col nero, gli andiamo a mettere il marrone. Bene, mi sembra un ottimo posto. Bene, adesso mi sono derivato dei positivo e negativo negli strumenti, ovvero quello che ho collegato anche all'ecoscandaglio. Vedete, l'ho collegato in questa maniera, facendo un comune con un Fastom. Però qui non mi serve un Fastom, perché andrò di rubacorrente, perché lo strumento, come vi dicevo, ha la spinetta, quindi quando lo voglio togliere basta che tolgo la spinetta. Il marrone è quello, è il segnale che arriva dal galleggiante. Quindi, come da schema, colleghiamo il rosso al positivo, il blu al negativo e il nero al segnale. Anche se io avevi messo il blu a segnale, però l'Ausculati ha fatto così, ma lo schema parla, quindi ok. Quindi andremo a mettere uno sul positivo, uno sul negativo e uno lo calibreremo direttamente sul segnale. Poi i due fili, l'arancione e il giallo, poi ora prima di avvitarlo definitivamente vedo se il colore dell'illuminazione quale si appatta di più a questi strumenti qua o a quell'altro. Vediamo un poco. Io intanto ho messo in moto i motori per mezz'oretta, noi colleghiamo positivo e negativo e lui già va come se fosse pieno, perché ancora il segnale non l'abbiamo collegato, quindi significa che è a posto e funziona. Bene, allora
mettendo il giallo direttamente insieme col positivo abbiamo il colore che secondo me è il migliore, perché più o meno si appatta con gli altri, che ne dite? Perché poi c'è un altro colore che è questo, ma a me mi sembra troppo esagerato e stona moltissimo con gli altri, quindi metterò il giallo, l'arancione no. Ecco, il rosso, il positivo, facciamo così, uno su uno e due che sono più piccolini li mettiamo insieme. Il blu con il nero, ovviamente, singolo, e il cavo nero del segnale con il marrone. Ovviamente la ruota non l'ho messa perché noi abbiamo la spina, abbiamo questa comodità. Ora la stacco, la entro dentro e inserisco la ruota. Messa la ruota a vite, esco la spina e lo collego. Onestamente è molto bello, mi piace. Ovviamente staccando tutto, i positivi lo stacchiamo, molto semplice. Vi ringrazio per la visione, se questo video è stato utile ricordate di mettere mi piace e iscrivervi al canale e ci vediamo a un prossimo video.